Nella lettura del 13° capitolo del terzo libro del De Bello Gallico abbiamo incontrato una serie di participi perfetti con cui Cesare descrive le caratteristiche strutturali delle navi dei Veneti. Rivediamoli. Facte, da facio, facis, feci, factum, facere, fatte, costruite, armate, da armo, armas, armavi, armatum, armare, armate, riferito sempre a naves, erecte, da erigo, erigis, erexi, erectum, erigere, letteralmente innalzate e dunque alte, riferito a prue e poppe, accomodate, da accomodo, accomodas, accomodavi, accomodatum, accomodare, letteralmente aggiustate, adattate e dunque adatte, riferito sempre a prue e poppe. Revincte, da revinco, revincis, revici, revinctum, revincere, legate, riferito ad ancore. E infine confecte, lavorate, da conficio, conficis, confeci, confectum, conficere, riferito a pelles e alute. Cosa possiamo evidenziare da questa prima analisi? Semplice. Nel caso dei verbi regolari, come quelli usati da Cesare in questo passo, il participio perfetto esprime il risultato di un'azione che si è svolta nel passato, prima di quella del verbo reggente, ed ha valore passivo. Come si forma il participio perfetto? Prendiamo il solito laudo, laudare, della prima coniugazione. Isoliamo nel paradigma la quarta forma, il supino. Dal supino stacchiamo la desinenza e otteniamo laudat, che è il tema del supino. A questo tema aggiungeremo le terminazioni degli aggettivi della prima classe, quindi avremo laudatus, laudata, laudatum e al plurale laudati, laudate, laudata. Applicheremo lo stesso procedimento ai verbi delle altre coniugazioni. Quindi, per i verbi della seconda coniugazione, prendiamo il solito moneo e avremo monitus, monita, monitum, avvertito, avvertita, avvertito, e moniti, monite, monita, avvertiti, avvertite, le cose avvertite. Stesso procedimento per l'ego, leggere, da lectum, lectus, lecta, lectum, letto, letta, letto. E poi al plurale lecti, lecte, lecta, letti, lette, le cose lette. Audio, audire, da auditum otterremo auditus, audita, auditum, ascoltato, ascoltata, ascoltato, e al plurale auditi, audite, audita, ascoltati, ascoltate, le cose ascoltate.